Un riconoscimento nel riconoscimento, Sindaco, chiedo nuovamente la sua presenza sul palco perché l'abbiamo ringraziato per il lavoro che ha svolto in occasione della richiesta di conferimento della medaglia, ma è un lavoro che svolge quotidianamente per tutti noi. Sto parlando del lavoro di memoria storica che fa Aldo Giovannini. Prego. Il Comune di Borgo San Lorenzo quest'oggi per il riconoscimento e il riconoscimento ha deciso con decreto del sindaco di conferire ad Aldo Giovannini lo scarabeo d'oro del Comune di Borgo San Lorenzo, che è la massima onorificenza del nostro comune. Aldo, sindaco. Sembrava l'occasione più opportuna oggi anche per il contributo che ci ha dato in termini anche di documentazione, come ci ha spronato anche nel continuare a richiedere la medaglia al merito civile e per tutto quello che fai per la nostra comunità, per quanto racconti, per il patrimonio fotografico che metti a disposizione del nostro comune. Quindi con un grande onore, insomma, ti conferiamo questa onorificenza per tutto il lavoro che hai fatto e che continuerai a fare con grande passione e amore per il nostro comune. Grazie. Il mio intervento sarà breve, però siccome 30 anni or sono, quando fu inaugurato il monumento alle vittime civili, molti di voi non c'erano. I ragazzi erano ancora da nascere. Tanto è molto breve, vorrei ricordarvi quello che io scrissi e parlai di fronte all'autorità, perché mi sembra, cioè, scusate tanto, doveroso ricordare quel giorno, bellissimo. Familiari delle vittime civili, autorità amministrative, militari e religiose, associazioni di volontariato, amici concittadini, signore e signori. Fra qualche minuto questa significativa cerimonia avrà il suo termine, ma non avrà mai termine il riverente ricordo di una delle più tragiche pagine di storia della nostra cittadina e del nostro amato Mugello. Sarebbe lungo rievocare quel 30 dicembre del 43 e forse anche inutile dopo 50 anni. Perché lo scopo dei 12 amici borghigiani che si sono costituiti in un comitato, che l'ex sindaco Margheri ha ricordato, e di cui con orgoglio ne faccio parte, era esclusivamente quello di lasciare ai posteri e alle future generazioni la testimonianza visiva di un evento doloroso che ha lasciato una traccia talmente profonda, se a distanza di 50 anni siamo qui a ricordare e a rievocare, compresi, ed è che grande significato morale, tanti concittadini che di quell'evento lo hanno appreso dai loro genitori o letto nelle pagine gialle della storia, che l'iniziativa era impregnata di nobiltà d'animo e che Borgo San Lorenzo, nella sua stragrande maggioranza, aveva compreso il valore umano e storico di tale evento. Basta scorrere i nominativi di coloro che generosamente hanno contribuito con le loro offerte a dirigere la nuova seduta dell'evento scontorio. Familiari delle vittime civili, associazioni di volontariato, culturali, ricreative, folcloristiche, sportive, religiose, politiche, quindi istituti, enti, eccetera. Ma più che altro, ecco il cuore della nostra cittadina, la gente, il popolo, le persone. E fra questi anche concittadini abitanti da anni in altre città e in altri paesi, addirittura all'estero, rimasti però attaccati alla loro terra, alle loro tradizioni e in questo particolare caso alla storia della loro terra natia. Scartata l'idea di andare alla ricerca di una sponsorizzazione che avrebbe avuto solamente un significato commerciale, quindi lontano anni luce dalla volontà popolare, ribadisco che è in merito di tutta questa gente, il Comitato non è stato altro che il tratto d'unione, che Borgo San Lorenzo può scrivere altra pagina visiva della sua secolare storia.
Una citazione particolare merita il professor Niccolò Nicolai, che è riuscito a plasmare, dopo tanto minuzioso lavoro, una simbologia semplice, nitida, serena, classica, leggibile da tutti, specialmente dalla gente umile. Non poteva mancare il tocco artistico di una famiglia che ha fatto la storia culturale dell'artista del Mugello, i Chinni, e grazie a Vieri, ultimo anello di una lunga e inevitabile catena, ecco che la seduta si è maggiormente impreziosita e si va di bene. Le fornaci Chinni, fanti onore di questa ballata, furono completamente polverizzate dal bombardamento aereo del 30 dicembre 1946. Come non menzionare i seri operai, quasi tutti già in versata missione, alcuni purtroppo non sono più, i quali, riprendendo in mano gli attrezzi del loro mestiere, hanno lavorato intensamente, senza niente chiedere, senza niente pretendere, felici di essersi resi utili per innalzare un'opera che resterà parte integrante della loro comunità, della nostra. Un grazie sincero all'amministrazione comunale per la fattiva collaborazione e sono contento che qui con noi c'è il sindaco all'amico Luciano Baggiani. Infine un ringraziamento particolare sentito a tutti coloro, sono stati tanti, che in un modo o nell'altro ci hanno aiutato, scusandoci se non facciamo la trafila per la paura di tralasciare qualcuno. Ecco perché il ringraziamento è unanime e accomuna tutti. Nessuna esclusione. Siamo consapevoli di aver lasciato una degna testimonianza per tutti questi nostri concittadini. Morì in quell'evento anche una mia cuginetta, aveva 16 anni, e il suo ricordo per tutti i familiari e indeletti. Di Borgo, di Ronta, di San Cresci, che morirono innocenti ed altrettanto convinti di aver operato con onestà, con umiltà e con serenità d'animo, ma più che altro siamo orgogliosi di essere stati insieme, lasciando a casa differenziazioni politiche, ideologiche e sociali, ma uniti per un nobile scopo e per un preciso fine. È stata questa una grande vittoria, specialmente per quei membri del Comitato che si sono identificati nei tre punti cardine del vivere civile: la democrazia, il rispetto, l'amicizia. Ebbene, questi valori che ci hanno spronato di portare a termine questa realizzazione ci hanno anche insegnato che la storia non può essere cancellata, messa da parte, tutt'altro, poiché in mezzo a quelle pagine di vita vissuta, e termino, resta la memoria visiva e il ricordo indelebile degli oltre 140 concittadini che volarono innocentemente la loro vita. Onore e gloria per loro per sempre. Grazie Aldo. Alle sue spalle avete visto, state vedendo delle foto che sono il ricordo, insomma, il suo archivio storico, tratte dall'archivio storico, ci ha raccontato l'inaugurazione del monumento alle vittime civili.